Ciao a tutti amici di Avrei, un salutone dal vostro Green. Iniziano gli ottavi dei mondiali e noi andiamo a simulare la partita che vedrà Brasile e Cile lottare per la qualificazione ai quarti. Allora, la modalità è Ultimate Team World Cup. Andiamo a vederci la partita quindi fra Brasile e Cile, ragazzi. Stadio gremito. Ovviamente su World Cup abbiamo solo il Maracanã. Ho tolto la telecronaca di Caressa e Bergomi, anche perché sarà Pierpardo, il telecronista di FIFA 15, quindi basta te caldo durante l'intervallo. David Luiz, che è passato al PSG per una cifra astronomica per un difensore centrale, giocherà con Thiago Silva appena inquadrato. Ed ecco qui Sanchez, la stella del Cile. Vediamo se sarà in grado di incidere sulla partita. Cile che comunque è riuscito a dominare il gioco, il tiki-taka della Spagna nei gironi. Ecco le formazioni. Allora, Brasile con il 4-3-3. Tridente d'attacco con Hulk, Fred e Neymar. Centrocampo di sostanza e qualità, Paulinho, Oscar e Luis Gustavo. E il Cile invece si schiera con un 3-4-1-2. Avremo Sanchez e Vargas come punte, Medel centrocampista centrale adattato a centrocampista difensivo, ah scusate, difensore centrale. Tutto pronto. L'arbitro può dare il via alla partita, signori. Fischio d'inizio. Iniziata. Ma vediamo subito Brasile che parte con Dani Alves, grandissimo terzino con una grande spinta, una grande propensione offensiva. Palla al centro, Luis Gustavo. Si gira, non riesce a servire compagno e Aranguiz gli ruba il pallone, serve subito Diaz, triangolazione con Gutierrez che poi perde la palla. Luis Gustavo, mastino del centrocampo, David Luiz prova a lanciare Hulk, partita che sembra essere iniziata col piglio giusto, prova ad allargare per Oscar, attenzione Oscar, si gira, sta tentando di servire Neymar, eccolo Neymar servito, entra in area Neymar, il tiro parato da Bravo dopo la deviazione. Primo brivido. Diaz col pallone ancora. Serve Aranguiz, autore del secondo gol contro la Spagna. Gutierrez. Grande intervento qui. Attenzione Fred con la palla. Potrebbe involarsi invece Medel. Ottimo nel contrasto. Sanchez col pallone adesso. Può partire il Cile, Vargas, attenzione per lui, grande velocità e dribbling, perde la palla presso un contrasto e recupera il Brasile, diciamo, a centrocampo, molti ma molti contrasti. Cambi di palla frequenti, Aranguiz, ancora il Cile. Potrebbe allargare il gioco, attenzione Isla, va via in dribbling, la palla rimane sempre lì, Vargas, Edu Vargas, attenzione, sì, accentra, entra in area, Vargas il tiro, murato e poi David Luiz spazza. Marcelo tenta di prolungare qui per Neymar. Palla ancora al Brasile, proprio perché c'è stato il tocco del difensore cileno. Attenzione, Neymar. Grande dribbling per lui. Potrebbe andare via Neymar sulla fascia. Marcato molto bene da Silva. Riesce a metterla dentro lo stesso. Il tiro al volo di Hulk. Ed è la rete dell'1-0 sul cross di Neymar. Al volo di sinistro Hulk. Bravo, non può niente. Distanza ravvicinata. Rivediamo. Attenzione, Neymar riesce a mettere un cross pennellato e Hulk così, tutto solo in area, in sacca. Grande coordinazione per lui. 1-0 Brasile, rivediamo ancora. E qui festeggiano i giocatori brasiliani. Neymar, autore di una grande giocata perché ha messo un cross eccezionale e Hulk alla prima occasione non ha tradito quelle che sono le sue qualità. 24esimo, 1-0 Brasile. Marcelo allunga per Neymar. Neymar contro Silva, lo punta, poi si ferma. Lo dribbla però, attenzione Neymar. Silva ci mette il piede, gli ruba la palla. Può partire contropiede del Cile. Ecco Aranguiz servito da Sanchez, ma poi c'è la pressione di Luis Gustavo. Il Cile è costretto a fermarsi. Attenzione, servito Diaz, è solo, potrebbe anche andare al tiro Diaz, però si ferma anche lui e Luis Gustavo ancora. Ho detto passaggio un po' rischioso, ma poi libera la difesa. Ancora Isla col pallone per Vargas. Attenzione Vargas, potrebbe andare via in dribbling, fa fuori due avversari, poi tenta il tiro dal limite. Palla che esce abbondantemente a lato, un metro e mezzo buono, non sorpreso Giulio Cesar.
Rivediamo Vargas. Dribbla così due avversari, poi va al tiro. Buona idea, pessima la conclusione. Sanchez non si sta facendo vedere da un po' in partita. Vargas se ne va sulla fascia, attenzione, prova a servire qui Mena. Mena potrebbe crossare, ma è marcato stretto da Thiago Silva e Dani Alves. Attenzione, perde il pallone qui Mena, cerca di recuperarlo, ma Paulinho difende bene la sfera. Attenzione, ancora Dias, ancora sempre al centro il Brasile, mentre, scusate, il Cile, mentre il Brasile gioca molto di più sulle fasce. Il Cile, che comunque è una formazione che dovrebbe permettergli di andare abbastanza sugli esterni. Finisce il primo tempo, allora 1-0 per il Brasile. Pochi tiri, molto gioco a centrocampo. Vediamo le statistiche, dicono due tiri per entrambe le formazioni, ma il Cile non ha mai centrato lo specchio della porta. Possesso palla 58% a favore del Cile. Andiamo a vedere la ripresa allora. Inizia la ripresa, non ci sono cambi. Si porta due difensori sull'esterno, serve Isla che è libero, potrebbe crossare. Prova una soluzione corta ancora per Dias. E ancora Cile che si accentra. Palla Vargas. Brasile che si chiude molto bene. Il Cile non ha grossi colpitori di testa, qui è Vargas sulla fascia, Mena perde il pallone contro Paulinho, può partire contropiede, attenzione Brasile potrebbe essere pericoloso, rubato il pallone molto bene dal Cile Gutierrez, potrebbe esserci allora il ribaltamento di fronte, Aranguiz che va via molto bene, serve Mena sulla fascia, attenzione il Cile in pressione, Gutierrez potrebbe crossare, non lo fa, sta aspettando, non si sa cosa, adesso serve corto Mena. La palla è sempre lì, Gutierrez. Prova il numero. Murato. Ancora lì però, eh. Sempre il Cile, fuori dall'area. Prova il tiro questa volta, Dias. Rubato il pallone. Non giocano sulle fasce. E c'è il fallo di Gutierrez su Neymar. Per fortuna che l'arbitro non è quello di Italia-Uruguay, altrimenti lo avrebbe espulso. Ci sono i primi cambi allora. Dentro Hernanes per il Brasile al posto dell'infortunato Paulinho. Colpo di testa qui intanto, parato molto facile. Va bravo. Il Cile non deve perdere tempo però, siamo già al 60° nel corso della ripresa. Intanto è entrato Bezzosiu al posto di Mena. Gutierrez per Sanchez. Vediamo se tenterà la giocata Sanchez, prova ad andare via in dribbling. Tiene molto bene la palla, gliela ruba però Luis Gustavo. Sanchez, attenzione, ruba lui stavolta il pallone Luis Gustavo. Sanchez prova a scodellare dentro, salva tutto Thiago Silva. Buona occasione questa per il Cile, attenzione Aranguiz. Dal limite dell'area, ruba ancora il pallone, veramente. Un ottimo Brasile in fase difensiva, qui Neymar, serve Fred, attenzione, sono 3 contro 2, ma la palla viene rubata e qui c'è il fallo. Fallo in attacco di Hulk. E arriva anche il primo cartellino quando siamo al 67° nel corso della ripresa. Ancora cambi. Entra Ramires nel Brasile e Vidal nel Cile. Attenzione, è entrato Vidal. Allora Ramires per Luis Gustavo e andiamo a vedere Vidal per Dias nel Cile. Hernanes intanto col pallone, Dani Alves prolunga qui per Hulk, posizione regolare per lui, rubato però subito da Bezzosiu il pallone. Terza sostituzione qui per il Cile, esce Aranguiz ed entra Valdivia, Jorge Valdivia. Vi ricordo la sua carta di Ultimate Team, dice 5 stelle mosse abilità, quindi vedremo. Intanto fallo e buona posizione per il Brasile, fallo di Bezzosiu su Ramires, che accentua forse un po' la caduta. 70° Neymar alla battuta ci prova. Un tiro abbastanza. Rivediamo, traiettoria non perfetta. Di destro a cercare il secondo palo, una soluzione un po' così. E c'è anche il terzo cambio per il Brasile. Esce Hulk ed entra Willian. Vediamo se si scambieranno la posizione Neymar e Willian oppure se il giocatore del Chelsea
Resterà a coprire lo spazio lasciato da Hulk, quindi sulla destra. Intanto Bezzeger in attacco il Cile, però non segue molto l'azione della squadra, sono solo tre i giocatori lì davanti. Vargas all'indietro per Gutierrez, serve Valdivia, attenzione il neo entrato, Valdivia. Valdivia potrebbe andare in dribbling, attenzione Valdivia, serve qui molto bene Isla, Isla, Isla in area, perde il pallone contro Marcelo, riesce a recuperarlo però, attenzione Isla. Isla potrebbe andare al cross, Isla invece tenta sempre dentro, Sanchez ottimo, lo scambio in mezzo, Vargas il tiro, incredibile, la palla esce a lato, sprecata l'occasione più grande per il Cile, rivediamo, servito molto bene Vargas, di prima cerca di spiazzare Giulio Cesar che era rimasto immobile, infatti e la palla è uscita di un soffio a lato, poteva essere il pareggio al 75esimo. Grandissima occasione per il Cile con un'azione molto ben costruita. Riparte il Brasile, Fred tiene molto bene palla, serve ancora William, attenzione William, attenzione William, entra in area, potrebbe andare al tiro, William, William in due su di lui per fermarlo, rimane ancora lì il pallone, Fred bravo, respinge con i piedi da distanza ravvicinata, qui Sanchez resiste la carica, Valdivia servito, ma c'è solo Vargas in attacco che adesso è in fuori gioco, servito Bezzeger sull'esterno. Grande William, manda in fallo laterale, riesce a tenere il controllo della palla ma poi la perde, Ramirez perde anche lui la palla, veramente nei contrasti si è visto molto ma molta molta distrazione, qui intanto Gutierrez prova il tiro, la respinta di Giulio Cesar salva il Brasile al 90esimo, calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Cile. Alla battuta va Sanchez. Vediamo Sanchez dalla bandierina. La palla scodellata dentro, libera William. Palla però, ultimo assalto qui del Cile. Bezzeger prova a girarsi, perde il pallone. Hernanes. Attenzione, potrebbe essere calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per il Brasile. Guardato Giulio Cesar, grande parata per lui su questo tiro di Gutierrez, palla che passa sotto le gambe di David Luiz. E allora calcio d'angolo, Neymar alla battuta, non c'è nessuno praticamente in attacco per il Brasile, palla che però arriva comunque ad Hernanes che di prima ci prova e fuori di non molto, la partita finisce qui ragazzi, quindi agli ottavi la simulazione dice che passerà il Brasile per 1-0. Staremo a vedere se sarà così. Ovviamente io chiedo un bel like per il mio commento di qualità. Ragazzi, mi raccomando. Rivediamo qui intanto il gol che manda il Brasile ai quarti. La prodezza di Hulk. Signori miei, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, stay barba, stay qualità. Ciao belli.